Bentrovati dall'ippodromo del Mediterraneo di Siracusa, 66ª puntata di Cavalli e dintorni, che guarda soprattutto all'Ippica, cosa sta succedendo per la sua riforma e col testo unificato che comunque è rientrato alla Camera. Ne parleremo con l'intervista all'onorevole Paolo Russo, relatore proprio del testo che ha inserito, ricordiamo, l'articolo 14 della delega fiscale. Dopo soprattutto le dimissioni di Enrico Letta e quindi di una crisi di governo che non dovrebbe comunque paralizzare i lavori in Parlamento. Ma attraverso anche un servizio e le interviste al direttore di Villa Cidro, dell'ippodromo di Villa Cidro, scopriremo anche l'Ippica per la Sardegna, questa iniziativa che vede mettere all'asta i cimeli dei maggiori fantini sardi. Poi la nostra scheda sul cavallo, sul protagonista, l'ippodromo del Mediterraneo, scoprirà qualità, talenti e segreti per New Jersey Day e naturalmente i pronostici e le analisi del convegno in programma sabato all'ippodromo del Mediterraneo. Sabina, apriamo subito sui contatti allora, dando il benvenuto agli amici che ci seguono su Facebook. Certo, vi do anche il mio caloroso benvenuto, vi ricordo che anche oggi sono pronta per accogliere le vostre idee, le vostre proposte e darne voce, proposte che mi farete arrivare su Facebook del gruppo di Cavalli e Dintorni. Vi ricordo di seguirci su Twitter, ovviamente cliccando la pagina di Telestar, e di seguire la nostra diretta streaming dal sito telestarsr.it. Se volete rivedere le nostre puntate potete farlo attraverso YouTube, ovviamente cliccando Telestar. Telestar Media Star. Intanto diamo il benvenuto ai nostri ospiti, ancora una volta apriamo sullo studio, grazie alla regia di Toti Puzzo e Domenico Matarazzo. Andiamo su, Salvo Indomenico, che non ci abbandona, Salvo è sempre qui presente per parlare dell'Ippica, ma avete già praticamente già visto che abbiamo due allenatori, due mister, Claudio Impelluso e Salvatore Campisi. Oggi buonasera. Andiamo veramente fortissimi. Fortissimi. E intanto i pagamenti come siamo messi? Che i soldi sono la prima cosa, no? Quando parliamo di soldi. Mister Campisi, gliel'hanno pagato agosto? Quel famoso marzo. Io sono quello più arretrato di tutti come scuderia. Ha trovato intanto il modo per raggiungere quello che è l'unire e parlare con qualcuno? Io ho avuto finalmente la disponibilità del nostro amministratore, famosissimo dottor Mazzarella, dopo che l'ho interpellato per qualche periodo, mi ha dato la sua disponibilità, gli ho dato tutti i dati della scuderia. E forse finalmente potremo sapere dove sono andati a finire questi soldi di marzo 2013, perché alcune scuderie l'hanno pagato, questo è una cosa successa in tutta Italia, non solo qua. Alcune scuderie sono state pagate, tantissime scuderie, allenatori, fandine, eccetera, eccetera, non sono state pagate. Questa è l'ultima tranche del Ministero. Poi hai ricevuto settembre 2013? Io settembre 2013 sì, come scuderia no, perché non abbiamo vinto, speriamo ci paghi in ottobre, più presto possibile, così siamo a posto. E in effetti c'è qualcuno che li ha avuti questi soldi settembre, altri invece che stanno aspettando, addirittura dovrebbero entrare in pagamento ottobre 2013 tra pochi giorni. Salvo, mi confermi? Da quello che ho letto, diciamo che già da mercoledì sarebbero in banca i soldi per i pagamenti di ottobre e sì, per essere ancora più positivi, diciamo che entro 15 giorni dovrebbero fare i pagamenti di novembre. Dopo la dimissione, sì? Nulla? Soldi siamo ancora di novembre. Beh, speriamo. Dopo le dimissioni di Nunzia De Girolamo, dopo adesso le dimissioni di Enrico Letta, resta vacante il Ministero dell'Agricoltura, che poi ha delega anche su l'Ippica. Questo mentre in delega fiscale, con l'articolo appunto 14, sta andando avanti un testo in 4 punti che riformerebbe il settore. È stato emendato perché è passato prima alla Camera, poi al Senato, adesso è ritornato alla Camera, in Commissione Agricoltura, ne traccia quelli che sono per filo e per segno, diciamo, riguardo l'iter procedurale e poi anche sui contenuti del testo, il commento del relatore, l'onorevole Paolo Russo, che stamattina tra gli impegni dei lavori appunto camerali ha avuto tempo di rispondere a qualche domanda. La sentiamo. Non si ricomincia da capo. Noi stiamo seguendo in modo parallelo due binari. Da una parte stiamo accelerando sulle proposte di legge che sono all'attenzione della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati per arrivare quanto più avanti possibile con un testo abbastanza condiviso e definito. E d'altra parte auspichiamo che la delega, inserita in una delega più ampia, la delega fiscale,
la delega ippica possa quanto prima essere efficace in modo tale da poter nel suo esercizio far proprio tutto il lavoro che la Commissione Agricoltura sta facendo. Insomma, lavoriamo con una doppia rete di protezione tentando di arrivare al traguardo. Quali sono i tempi su per giù? Perché comunque è già passato al Senato, adesso dovrebbe passare al governo e per lo più, siccome c'erano La verità è già passata alla Camera, poi è passata al Senato, ora ritorna alla Camera. Ovviamente c'è un ingorgo di decreti nelle prossime ore e ovviamente i decreti hanno una prevalenza. Anche la parte della delega ippica è stata lievemente modificata per evitare nuovi esborsi, nuove criticità dal punto di vista finanziario. Insomma, mi pare che ragionevolmente possiamo considerare che nei prossimi due mesi questa benedetta delega possa essere efficace. Poi la delega ha un esercizio, nel senso che da lì in poi il governo ha un anno per poter mettere in campo una proposta di riordino. Noi speriamo che nei prossimi due mesi, cioè prima che la delega abbia l'esercizio, prima che la delega sia in funzione, abbiamo elaborato e abbiamo sgrossato una proposta di legge di riordino che possa essere fatta propria dal governo e che sia largamente condivisa. Quindi diciamo che non stiamo perdendo del tempo, ci siamo dati esattamente questo impegno. In attesa che la delega venga approvata, cominciamo a fare un lavoro preparatorio in modo tale che il governo sarà agevolato nelle attività di esercizio della delega, che ci siano più colleghi che abbiano interesse a contribuire a migliorare la norma, ma diciamo che complessivamente c'è un'adesione di massima delle maggiori forze politiche. Mi pare che complessivamente su questo ci sia una intesa che peraltro viene anche da lontano. Lei è relatore del testo della riforma, quali punti soprattutto favorirebbero l'ippica in un momento veramente in cui si è toccato il fondo, in cui c'è crisi? Intanto l'analisi che si è toccato il fondo significa che così com'è non si può andare avanti, e in un momento di grande crisi per il paese non si può pensare che le parla chi è straordinariamente appassionato di questo unico mondo, di questa eccellenza italiana. Non possiamo pensare che mentre riduciamo le spese per la sanità investiamo risorse pubbliche a gogo per far correre la tradizione ippica italiana. È evidente che bisogna avviarsi verso un'autonomia gestionale affidata agli operatori del settore che, accompagnata nei primi anni con risorse pubbliche, poi deve essere autonoma, come accade in altri paesi europei e come accade nel mondo. Insomma, non può gravare più sulle casse di uno Stato che oggi non potrebbe, sul piano etico ma anche sul piano sostanziale, consentirsi risorse orientate in questo senso. Il punto di criticità è: ricominciamo da un'ippica affidata a chi investe in questo settore, coinvolgiamo il sistema delle imprese, delle aziende private, lasciamo che la parte pubblica governi tutta l'attività di controllo, tutta l'attività delle regole, insomma la cornice generale per assicurarsi che sia una tradizione rispettata nell'ossequio di norme, di principi e di percorsi di regolarità. Ma le risorse devono provenire naturalmente dalla voglia di investire nel sistema privato. L'impressione stamattina è che l'onorevole Paolo Russo non era preoccupato del governo, della crisi di governo, perché il lavoro comunque promosso all'interno del Parlamento sta continuando, ha sottolineato proprio questa sorta di evitare criticità economiche, stanno facendo degli emendamenti che sono tuttora al vaglio della Commissione Agricoltura, parla comunque, sottolinea, e questo è stato
stato un dato un po' acquisito anche da parte mia, che la delega fiscale è un esercizio e che comunque si attenderà questa legge che poi il governo dovrà fare entro un anno, ma loro stanno procedendo anche alla realizzazione di questa proposta di legge, naturalmente che va proprio verso quell'autonomia che poi Lippica chiede, giusto Salvo? La richiede anche ormai, il settore non vuole più campare con lo Stato, peraltro se siamo in questo punto... Quello che a me piace di tutto, ogni volta in questi periodi, si parla sempre di un peso dell'Ippica a gravare sullo Stato. Io sono d'accordo, ma per 50 anni l'Ippica è stata una risorsa per lo Stato. Se il motivo è semplice per cui l'Ippica adesso è un peso gravoso per lo Stato, perché lo Stato ha preferito i giochi virtuali dove guadagna senza dover avere un ritorno di spesa nei confronti dei cittadini, è normale che adesso è diventato un peso. Questa è una cosa che veramente dà fastidio a chi per una vita ha dato e ha contribuito per l'agricoltura nazionale. E che ne pensi di un'Ippica che adesso nella riforma, nel testo unificato, hanno inserito anche, scusami, che i soldi rientranti dalle scommesse virtuali, che non sono poche, perché stanno incominciando ad avere effetto, no? al gioco, nello scommettitore, comunque saranno versati all'Ippica. Ma guarda, io mi auguro che sia così. Si parlava in passato che una piccolissima percentuale delle scommesse degli altri giochi sarebbero dovuti andare nelle casse dell'Ippica, ma da lì non è partito nemmeno 0,001. Praticamente l'Ippica è stata lasciata da sola da quando si sono aperti i giochi. Quindi speriamo che il prossimo futuro, invece delle parole, seguano i fatti. Questo possa essere un incentivo per poter andare avanti, perché la gente veramente è nauseata, e questo dobbiamo dire, perché gli operatori vivono sempre in una condizione penosa, perché dover lavorare e poi penare per avere i soldi e non sapere come fare per andare avanti non è sicuramente una cosa carina. Oggi ho sentito operatori ippici che mi raccontavano: arriva un mese ma siamo 11 dietro, anche se arrivano pochi soldi non sappiamo neppure come distribuirli, cioè c'è l'imbarazzo della scelta per tutti i debiti che comunque un'azienda, quella ippica, ha fatto, quindi comunque c'è un momento di difficoltà. Quando tu metti i debiti sulle spalle non è facile rientrare, anche se poi li prendi man mano non sai più dove dividerli, perché giustamente i soldi vanno via come l'acqua fresca. Adesso... poi nel mondo dei cavalli sappiamo che hanno un costo non indifferente, e mantenerli è difficile. Quando c'è un imprevisto, viene il veterinario perché un cavallo sta male e partono 400-500 euro per una cura, ma chi te li dà sti soldi? Che devi prestare per far stare bene il cavallo. Questa cosa non le capiscono. Peraltro adesso aspettiamo questo nuovo governo e aspettiamo questo nuovo ministro. Nella sua chiusura di intervista l'onorevole Paolo Russo si è auspicato, auspica appunto che al ministero perlomeno vada qualcuno che sia appassionato del settore e che già conosce il mondo del trotto e del galoppo. Questa è un po' una speranza, suppongo, certo, giusto? Certo. Sicuramente, allora, se hai problemi è più facile che trovi una soluzione. O che perlomeno capisca lo stato in cui versa l'Ippica. Salutiamo qualcuno, Sabina, e passiamo oltre. Sì, salutiamo intanto Peppe Cuccio, salutiamo Francesco Sirchia e il signor Benni, che comunque sono sempre attenti osservatori. Bene, allora lasciamo questo spazio che ha dato appunto visione a ciò che sta accadendo al Parlamento e soprattutto alla Camera, e adesso vi proponiamo una iniziativa che è tutta sardignola, tutta sarda. Mi è uscito in siciliano, e lo so, mi è uscito, già mi stanno richiamando i miei ippici, mi hanno detto si dice sarda, benissimo. Allora, no, è una bella iniziativa di solidarietà, l'Ippica come sport si fa solidale, ne abbiamo parlato con il direttore dell'ippodromo di Villa Cidro, Roberto Sanna, ne abbiamo parlato con un co-founder di un portale che si è messo a disposizione per devolvere il 100% della raccolta di questi cimeli che sono stati raccolti da i fantini sardi migliori, si va da Dettori a Dario Vargiu e ancora altri ne sentirete, e che saranno raccolti questi fondi per la Croce Rossa Italiana
che sta aiutando le popolazioni che in Sardegna hanno vissuto a novembre le alluvioni. Allora vi presentiamo con questo servizio quelle che sono le linee generali del progetto Lippica per la Sardegna. Possibile acquistare all'asta i cimeli prestigiosi dei grandi fantini sardi Mirko De Muro, Franchi e Gianfranco Dettori, Andrea Azzeni, Fabio Branca, Dario Vargio e molti altri per raccogliere fondi e sostegno delle operazioni di soccorso in Sardegna della Croce Rossa Italiana. L'iniziativa, Ippica per la Sardegna, è promossa dall'ippodromo di Villa Cidro. Fino al 25 e il 28 febbraio sarà possibile, visitando il sito di etv.it, partecipare all'acquisto dei cimeli messi all'asta dei fantini, selle, pantaloni, gigantografie, giubbotti e la stessa frusta con cui Mirko De Muro ha vinto la Dubai World Cup nel 2011. L'iniziativa ha avuto il via con la gara delle stelle il 6 gennaio. Nasce in un momento insomma abbastanza delicato, quasi subito a ridosso insomma dell'avvenimento tragico che ha colpito la Sardegna a fine novembre. Poi è nata questa idea di fare durante la riunione invernale, che poi si è protratta fino a fine gennaio, un'iniziativa, un qualcosa che potesse dare un contributo, una mano insomma per a chi è stato colpito da questo evento. Insomma. Il 6 gennaio l'organizzazione è partita pensando di abbinare a quella giornata l'organizzazione e la presentazione dell'asta di beneficenza a cui hanno partecipato appunto i fantini sardi tra i migliori insomma in attività. Per l'occasione appunto si è presentata l'asta, i cimeli messi da loro a disposizione. È un'ippica che si fa solidale, il 100% del valore d'acquisto sarà devoluto in beneficenza sostenendo la Croce Rossa Italiana e le popolazioni alluvionate sarde. Penso che questa iniziativa possa significare quello che l'ippica può dare in generale, sia come sport ma anche come segnale, come cultura, come un vero e proprio mondo produttivo, mondo lavorativo, perché l'ippica insomma è in grado di far tanto appunto come in generale tutti gli sport, e quindi questo secondo me è un segnale che significa che l'ippica, sebbene il momento sia di grossa difficoltà come tutti ben sappiamo, però può far tanto, può risorgere, ha un grosso potenziale. Il portale da visitare è quello di etv.it. Le modalità le spiega il co-founder Daniele Orazzi. Etv è il portale italiano di arti di beneficenza, ossia il punto di riferimento per chi vuole fare arti di beneficenza in Italia. Ad oggi etv si è legato comunque sia una cinquantina, forse di più, adesso non sono aggiornato, una cinquantina di organizzazioni no profit, e in più, come in questo caso, ossia nel caso in cui c'è un privato che vuole fare comunque sia l'asta di beneficenza, riusciamo a gestire anche il servizio per i privati. L'utente, ossia l'appassionato di sport, in questo caso dell'ippica, vede sul sito in un page o nelle varie categorie quello che è l'oggetto, il cimelo che più gli interessa. Noi trattiamo solamente cimeli, ossia dei prodotti comunque sia che vengono dalle gare o da particolari eventi, e quindi sono degli oggetti diciamo unici. La persona vede il suo oggetto unico da collezionismo, si iscrive sul sito per partecipare all'asta, fornisce tutti quelli che sono i dati per eventualmente per spedire il prodotto e per pagare, e poi partecipa alle aste inserendo quello che è praticamente la cifra della sua offerta sulla barretta che c'è scritta all'interno di ogni pagina d'asta. Bene, è una bella iniziativa che sicuramente mette in luce la solidarietà data dai migliori fantini sardi, giusto? Ma guarda, l'ippica è sempre presente in solidarietà, quindi nonostante il momento di crisi, nonostante le difficoltà che la gente vive, comunque è sempre solidale, e questo è un punto a favore per questa gente. Poi sicuramente dalla Sardegna sono venuti fuori i migliori fantini
Hanno una bella tradizione. Hanno una bella tradizione, hanno vinto di tutto, sia Franchi, sia il padre Gianfranco, adesso Vargiu, Idemuro, Branca, Azzeni, sicuramente. È bello questi... vederli stringere intorno alla propria terra in questo senso. C'è certo, senso nel mondo buone fruste ce ne sono una trentina e questi fanno parte sicuramente dei primi dieci. È una buona tradizione, hanno la passione, vivono il cavallo da una vita e questo per la Sardegna è sicuramente una cosa di orgoglio. Olimpica fa acqua, però intanto d'aiuto a chi l'acqua veramente la subita. Comunque è una bella iniziativa, diciamo che grande aiuto non ne potrà dare, però un gesto simbolico molto forte che sarà visto, sarà apprezzato, penso, da chi di dovere. Allora, ci sono senza qualche dimenticare commento. Che le fruste nostre all'estero in Giappone sono personaggi pubblici, perché lì l'Ippica è vissuta in una maniera totalmente diversa. Quindi è come avere un giocatore di calcio in Italia, la stessa popolarità la vive un fantino in quei posti. Dal web, Sabina? Sì, no, è una bella iniziativa questa dei fantini sardi, è un modo appunto per incentivare a unire l'utile e il dilettevole, a fare appunto del bene, e sicuramente queste buone fruste, così come hanno sottolineato i nostri ospiti, daranno un contributo importante. Peraltro il 6 di gennaio a Villa Cidro è stata anche una bella giornata, perché ha visto insieme proprio tutti o quasi questi fantini in un'unica corsa, la Corsa delle Stelle, e ci sono state diverse iniziative collaterali anche con diverse esibizioni insomma equestri che hanno arricchito la giornata. Noi lasciamo lo spazio dedicato quindi all'Ippica per la Sardegna, ci spostiamo all'ippodromo del Mediterraneo dove andiamo a conoscere uno dei tanti protagonisti. Nella botte piccola ci sta il vino buono. È un motto che calza a pennello per quanto riguarda New Jersey Day, che ha fatto vedere parecchio e tanto all'ippodromo del Mediterraneo. Prima ci vediamo un servizietto che ne scopre talenti, qualità e segreti e poi ne parliamo in studio. Piccola mole, grandi mezzi. Lo ama presentare così l'allenatore Vincenzo Caruso, il suo amatissimo New Jersey Day, come per dire che se anche fisicamente non è uno dei cavalli mastodontici che quasi ti tolgono il fiato, lui ha mezzi per vincere e lo ha più volte dimostrato. Maschio dal mantello baio, nasce 6 anni fa da Antonius Pius, fondista affermato che vanta nelle sue 49 corse in carriera 11 vittorie e 29 piazzamenti. E l'ultimo anno lo affronta in una condizione formidabile, tanto che in 15 uscite per 5 volte al vertice del podio e per altre 5 rientra sempre nella terna. Tranquillo, un po' camaleontico, in fase di preparazione tira parecchio, come quando è tempo di galoppare sul serio in corsa. Lui non si risparmia affatto. Il cavallo lavora, che è un po' particolare, perché tira un po' soprattutto quando sta bene, poi... sempre vuole stare sempre disteso con la testa per terra, è piccolino, però c'ha tanto mestiere, pure in corsa sembra fa quasi tutto da solo. Cavalca i manti orbosi degli ippodromi italiani che lo hanno visto protagonista, e questo a far gola al signor Santi Teodoro e alcuni amici che dall'ippodromo Capitolino e dalle cure del fantino Maurizio Pasquale lo fanno approdare all'impianto di Contrada Maeggio. È il 16 febbraio 2013. New Jersey Day solca per la prima volta la pista siracusana con deludente esito per la verità. Conclude con un brusco NP, un handicap ad invito, ma con il senno di poi c'era da capirlo. Il viaggio lo aveva provato fisicamente e si era presentato alla gara non nella migliore condizione possibile. A un mese esatto il team, coadiuvato da mister Agostino Affè, che lo ha pienamente valorizzato, lo ripropone alle capannelle e New Jersey Day si riscatta con una bella affermazione ancora in tris. Con i primi tepori di maggio inizia l'escalation, che ha regalato all'entourage podi prestigiosi. Un rating di circa 97, il migliore nella sua carriera, valore che mantiene pienamente anche a Siracusa, dove raccoglie tanto. Il cavallo magari si è adattato bene a Siracusa, però non dimentichiamo che anche lo scorso anno nella stagione romana il cavallo
si è confrontato con cavalli di un certo calibro e l'ha pure battuti oppure ha lottato per la piazza. È un cavallo che già era abbastanza conosciuto, che è un cavallo che andava. E medaglia di legno per il Francicanava. Nell'occasione New Jersey Day si pone alle spalle di Lord Anfuein, Targaryen e Golden General. È passato alla corte del giovane brillante trainer Vincenzo Caruso. Risponde con un secondo posto nella lista della Coppa d'Oro di Siracusa. Torna da Napoli nella successiva breve trasferta con un quarto posto nell'handicap principale San Gennaro, ma in questo caso la fortuna non lo ha molto sostenuto. Anche se la corsa si poteva svolgere diversamente perché si è andato un po' troppo, mi hanno messo un po' in difficoltà con l'andatura, però il cavallo ha dimostrato di essere abbastanza in grado per correre con quei cavalli. Anche se potevamo fare terzi, magari c'era qualche metro in più, però è andata bene così. Torna con rabbia e voglia ancora una volta di riscatto, che viene gratificata nella strepitosa vittoria di una recente condizionata. Quando il palo si fa vicino e Mariolino Esposito lo sollecita un tantino, New Jersey Day attacca e passa il diretto avversario senza troppi complimenti. E anche questa è fatta, ma per New Jersey Day gli esami non finiscono. Nella stagione dei terreni soleggiati potrebbe, non esclude l'allenatore Caruso, in trasferta cercare i preferiti tracciati lunghi e appesantiti da piogge. Allora, mister Campisi e mister Impelluso, quali impressioni sul New Jersey Day? Questo è un cavallino che quando è venuto la prima volta a fare la trisse, mi ricordo, e l'ho guardato scendere dal van e non mi era piaciuto assolutamente come era sotto, come era ferrato, era troppo brutto. Infatti era il favorito, se non mi sbaglio, e fece ultimo. Penultimo, una brutta prestazione. L'ho visto quando è arrivato adesso sotto le cure di Agostino Affè e mi è piaciuto molto di più. Secondo me il grande miglioramento che ha fatto questo cavallino sotto Agostino è che ha trovato un manescalco che ha saputo capire la piombo del cavallo, perché sotto non è bello bello. E infatti il cavallo si sta esprimendo e si è espresso anche a Roma e a Napoli in maniera molto ma molto superiore rispetto a quando il cavallo è venuto la prima volta qua. E ora Caruso sta proseguendo questo lavoro e cavallo sul pesante penso sia attualmente il migliore cavallo che abbiamo a Siracusa. Sui terreni duri non lo so, ho qualche dubbio, però non perché... No, cala il suo rendimento, Vincenzo lo ha ammesso effettivamente stamattina, dice ora che il sarà più soleggiato e infatti cercheranno anche di trovare qualche terreno un po' più morbido anche in trasferta. E in effetti lo sta dimostrando. È venuto la prima volta qua... ed è venuto da me, è stato 20 giorni. Il cavallo aveva già una leggera faringite, l'abbiamo curato, l'abbiamo messo a posto, ha corso in tris sulla sabbia e il cavallo non ha corso molto bene. Allora i proprietari hanno deciso di mandarlo a correre a Roma e da lì il cavallo ha sviluppato la sua potenza, è un ottimo cavallo, ha corso bene ed è un cavallo che ha sempre il suo rendimento, è difficile che lui non corra bene. Sicuramente è un cavallo che gli piace un terreno morbido, galoppabile, e sicuramente correrà ancora bene, perché l'ho visto adesso da quando l'avevo io per 20 giorni. Il cavallo pesava almeno 50 kg meno, non è arrivato in buonissime condizioni, veniva da un NP a Roma con 50 kg in un handicap principale. Vincenzo adesso... ha sottolineato molto il lavoro svolto da Agostino Affè su a Roma. Sì, sicuramente il cavallo è migliorato tantissimo, quando è arrivato da me era nelle ultime posizioni di un handicap principale a 50 kg, lo montava Vargio, ma adesso è un cavallo che con 60. L'handicap sicuramente non si sbaglia, porta 60 kg in un handicap principale. Peraltro a buone linee di riferimento su a Roma, sottolineava sì. Anche Carmelo Zappulla, anche un buon carattere, un ottimo cavallo. Su buon soggetti, Salvo. Sì, ha una prestazione maiuscola dove vince Warder e batte Bacchelli, e lì veramente secondo me è stata la corsa più bella che ha fatto negli ultimi periodi. Adesso qua probabilmente pagherebbe l'asciugarsi dei terreni, perché adesso andiamo incontro alla bella stagione e credo che lui sia poco adatto a quel tipo di terreno. Confermo
confermato comunque da Vincenzo. Credo che per ancora 2-3 mesi ci sia possibilità di trovare delle belle corse a Roma, a Pisa, e si può comportare bene e confrontare con cavalli discreti. Bene. Sabina? È un cavallo sì, che, sul quale appunto ruota molto entusiasmo. Sono in diversi a essere proprietari di questo cavallo di New Jersey Day, molte cure, molti occhi addosso, insomma molto coccolato, e lui insomma sta dando molte soddisfazioni. Adesso peraltro parlavo con uno dei proprietari, agganciandomi alla, alla chiusura del servizio, in cui Vincenzo dice che si prospettano campi più pesanti. Uno dei ragazzi mi diceva che è possibile che faccia presto un handicap principale a Roma. Adesso non so esattamente il giorno e quale corsa sia. Beh, lo seguiremo. Intanto noi, ringraziando sempre i team che ci permettono insomma di scrutare i soggetti che sono a distanza dell'ippodromo del Mediterraneo, ci addentriamo in quello che è il convegno che sarà di scena qui sabato a Siracusa, e andiamo a cercare di analizzare le 6 corse in programma. E vi conviene venire già alle 14.50 all'ippodromo del Mediterraneo, perché le corse più importanti sono già sulla seconda e terza del palinsesto, dove alla terza c'è una condizionata sui 1100 metri in pista sabbia per i, per i 4 anni e oltre, dove Abbraccio Dale viene definito anche dalla segreteria corse, dal cronista Vincenzo Schiavone, come il soggetto da battere. Si pone l'accento su questa dimostrazione di forza che comunque l'allievo di Stefano Postiglione ha dato sul tracciato. Ne scopriamo però gli antagonisti anche grazie ad un servizio preparato da Sabina, per vedere appunto chi sono e chi frequenta il premio Cassandra. Saranno 1100 metri della pista sabbia previsti nel premio Cassandra, e che vede un Abbraccio Dale forte per curriculum e fresco di vittoria alla prima uscita sul tracciato in erba siciliano, quando si impone sulla buona Super Sasha, e dove deludenti risultano invece Celtimar, meglio adesso con qualche metro in meno, e Alta Quota che oggi ritroverà. Entrambi di mezzi buoni comunque. Resta il fatto che Abbraccio Dale sarà da verificare sul dirt sulla breve distanza, anche se la prima vittoria su un terreno pesante potrebbe lasciare presagire che sulla sabbia non dovrebbe trovarsi male. Quotatissima sul dirt e in grande forma invece una Derrociadora, chiamata ad affrontare qualche avversario più insidioso. In linea con la stessa allieva di Cannavò, poi un Morgante che fa gola, reduce da un successo e da buone prestazioni, e che trova la sua distanza e il suo tracciato. Mette tutti d'accordo, infine, una possibile sorpresa di Pillow Face. Allora, andiamo a guardare questa prima corsa che analizziamo, questa condizionata. Mister Claudio Impelluso partecipa con una alta quota che comunque insomma cala il suo rendimento sulla sabbia, ma per mezzi ci potrebbe stare. Ma sicuramente, questa è un'ottima cavalla, c'ha ottimi precedenti, anche se io penso che in queste corse sono praticamente fatte per cavalli specialisti della sabbia. Comunque questi sono degli ottimi soggetti, una cavalla con 52,5 kg potrebbe correre abbastanza bene. Tra gli specialisti del dirt? Guarda, secondo me Morgante ha un'ottima forma e sta correndo benissimo. Qua quelli che fanno la sabbia sono in tre, sono Grey Arrow, Morgante e Pillow Face. Anche Derrociadora, ma in categorie molto inferiori. Gli altri sono degli ottimi cavalli, sicuramente da vedere Abbraccio Dale. Questo cavallo è un ottimo cavallo, ci ha fatto vedere come corre, è un cavallo importante, sta bene ed è la prima volta che corre sulla sabbia. Mister, visto che lo sta nominando, noi ci vediamo l'intervista che abbiamo realizzato oggi. Abbiamo parlato con mister Stefano Postiglione proprio su Abbraccio Dale. Che sensazioni dopo la vittoria alla prima uscita di Abbraccio Dale?
buoni. Oggi accorciamo un po' la distanza e poi ovviamente corre in sabbia. Lui in sabbia non ha mai corso, è tutto un test da vedere. Non la faccio così tanto facile perché ovviamente c'è quel Morgante che ha una forma strepitosa, ben montato anche da Mare Esposito, e devo dire il Cettimar e la Piruffese sono sempre cavalli da temere. Ha nominato pure lui Morgante e Pillow Face, che ne pensi Salvo? Sì, condivido in pieno Morgante. Per gli altri cavalli avete una corsa aperta. Brazzo d'Eles ha il vantaggio di essere molto più fresco rispetto ai nostri cavalli. Cheltimar potrebbe correre bene perché comunque in una recente condizionata in sabbia è un buon terzo posto. Non lo so, vedo questi tre. Alta Quota potrebbe mettere d'accordo tutti perché comunque è una cavalla di grande qualità, non dimentichiamo che poco tempo fa sulla velocità a Roma è piazzata in gruppo 3, quindi non è costante, magari il terreno di questo periodo non l'ha gradito tanto, però se gradisce il terreno potrebbe essere insidioso. Andiamo sul web. Scusami, sì. Brazzo d'Eles è la prima volta che corre in sabbia qui a Siracusa, anche se lui a Milano mi sembra abbia vinto sulla velocità, però la prima volta che i cavalli del TAF corrono sul dirt di Siracusa perdono sempre la partenza perché inciampano quasi tutti all'uscita della gabbia, quindi potrebbe trovare questa grande difficoltà che in una corsa molto veloce lo potrebbe mettere in chiara difficoltà rispetto ai specialisti che hanno nominato qua i nostri amici. Quindi io la vedo un pochettino dura. Certo, se il cavallo non perde tanto in partenza potrebbe recuperare. Sì. Beh, bisogna vedere se ha tutti i mezzi per recuperare, ecco, se la categoria è veramente superiore. Allora Sabina, andiamo sul web. Sì Patrizia, innanzitutto volevo salutare Nico Zammitti che si è messo in diretta, in collegamento con noi da poco, e ha nominato i tre ospiti, i tre moschettieri dell'Ippica. Vi saluto, un saluto particolare a me e a te, io ho ricambiato, grazie per seguirci. Allora, per quanto riguarda la corsa, è una corsa per lo più un pronostico aperto ai primi tre della scala. C'è una grande attenzione nei confronti di Morgante, un Morgante strepitoso che, come sostiene Sicchia, potrebbe sfruttare la scia della veloce Pillow Face, o comunque potrebbe correre da front runner. Una base piazzata per questa corsa. Se la regia ci desse anche la schermata così possiamo seguire i... Sì. La base piazzata di questa corsa è ritenuta Derrociadora, Derrociadora appunto che fa gol a molti, anche se insomma adesso si confronterà con avversari un filino più tosti, però comunque insomma questa è. Bene, allora andiamo invece a vedere la seconda di corsa, è un handicap discendente, 1200 metri in pista piccola, e i protagonisti sono invece i tre anni. E il premio Borgs rimangono in sette al via perché è dichiarato non partente con 64 kg, Pur Wine. Se la giocano e se la lottano forse Chulpas e Fontana Loda, così sarà, vedremo, lo racconteremo. E intanto ci vediamo un servizietto per vedere le ultime prestazioni dei soggetti che frequentano il campo partenti. Tre anni al via per 1200 metri della pista piccola del premio Borg, handicap discendente sotto clou del palinsesto. Per un campo partenti che vede un quotato Chulpas, seppur deludente all'ultima uscita, ma che nel contesto ha i mezzi per fare bene l'arrivo. E al penultimo ingaggio, peraltro, è secondo in una condizionata sulla stessa distanza e lo stesso tracciato. L'alternativa più tangibile si trova in una Fontana Loda, non particolarmente brillante nella stessa occasione, ma si confrontava, c'è da dire, su un terreno pesante che non gradisce molto, ma è un cavallo comunque in fase di crescita e pronto a colpire. I due dovrebbero fare attenzione a una Golden Cleaver vittoriosa all'ultima in handicap e che ha le carte in regola per replicare, o ad una Alcairina che, seppure regresso in tempi non recentissimi, si mette dietro molti avversari che torna oggi a sfidare. Sorpresa. Bene, allora andiamo proprio su questo handicap discendente. Mister Impelluso impegnato con Sairina d'Arboria, a chi guardare? Sicuramente i cavalli sono Chulpas, Fontana Loda e Golden Cleaver, con sorpresa Alcairina. Questi sono degli ottimi cavalli, stanno molto bene, soprattutto penso che Chulpas a 57 kg dovrebbe essere il cavallo da battere. Golden Cleaver ha corso benissimo l'ultima,
sono degli ottimi soggetti. La mia è una cavalla che porta 47 kg, adesso 50, e può lottare per una piazza. Non è pesante 57 kg, Ciulpas, Salvo? No, secondo me no, perché ha corso anche un peso maggiore e controterreno. Domani troverà, mettiamo al 90%, perché ultimamente anche quando noi prospettavamo un terreno buono, poi la mattina ha piovuto. Adesso dovrebbe essere terreno buono, quindi Ciulpas su terreno buono fa qui valere, anche sulla sabbia, fa valere quel punto di velocità che mette in difficoltà gli avversari. 57 ancora è un peso buono, quindi credo che Ciulpas possa essere la chiave della corsa. E tra gli altri, come ha nominato Claudio, Fontana Lode e Golden Cleaver sono quelli che hanno più all'attivo, e non trascurerà Carina, che ritrova un terreno che è stato quello che poi l'ha fatta vincere. Infatti Vincenzo Schiavone grandi mezzi al Carina, non riesce ancora ad esprimersi, ma per me è una buona cavallo. Vincenzo Schiavone la nomina, quando io ho chiesto a lui se mi insomma dava quali erano i soggetti che potevano vincere su questa corsa, a parte nominare questi i primi tre dello schieramento, Ciulpas, Fontana Lode e Golden Cleaver, sottolineava che anche se alterna, benché si alterna, Alca Irina era da tenere in considerazione. E comunque c'è un'Alca Irina che a settembre li mette dietro tutti, se li mette dietro la parte di questi avversari. Quindi non dimentichiamo che abbiamo avuto tre mesi dove veramente il tempo è stato poco clemente. Ma proprio solo il sabato e la domenica. Sì, tutti sabato fine settimana, e questo ci ha costretto a correre con terreno insolito per il nostro tanti posto. Tanti buoni cavalli sono scomparsi con questi terreni. Adesso ritrovando il terreno, buono, diciamo che ritroveremo quelle linee che avevamo l'anno scorso. Col terreno soleggiato abbiamo chiesto a Giuseppe Bologna, il Fantino, che è proprio su Fontana Loda, di darci un parere su questa corsa. Vediamo cosa dice. Sulla seconda corsa, tu che lavori per l'Alcatorre di Canicarao, ci sono due soggetti con rapporto di scuderia e in più sei su Fontana Loda. Chi ti piace? Guarda, io metterei anche Ciulpas, perché comunque è un cavallo che sempre si presenta in ottima forma, sempre tra i primi tre, quindi è un cavallo secondo me potrebbe dire anche la sua. Poi tra i due, Alcarina e Alcaconiac, sono due cavalli di ottimo livello, tutti e due, però Alcaconiac ha vinto su questa distanza, quindi secondo me è un cavallo che può dire benissimo la sua. E Fontana Loda la mettono come favorita, perché comunque ha corso sempre nelle condizionate, qualche corsa discreta l'ha fatta e si può piazzare benissimo. Poi Alcherina, non so, sarà qualche filino un po' più impegnativa come corsa, però non è da sottovalutare. Non è quindi da sottovalutare. Allora, c'è da aggiungere qualcosa? Campisi, aggiungiamo qualcosa o nulla? Io ti ripeto, mi piace tantissimo Ciulpas, anche una volta l'ho sellata avendo avuto la delega di Vinicio, e ha vinto facile facile sulla sabbia, quindi anche se secondo me se il terreno fosse un po' mosso con questa categoria, con questo peso, secondo me è proprio la favorita netta. Va bene, vada per Ciulpas. Allora, adesso iniziamo a spulciare quello che invece è il campo partenti della prima corsa, questa Vendere sui 1300 metri in pista sabbia, che apre il convegno di sabato pomeriggio all'Ippodromo del Mediterraneo. Quattro anni oltre per il premio Bonturo, ci sono sei soggetti al via. Quattro le femminucce, insomma, che partecipano. Il numero 3, Lusitana, sembra essere, visto anche che è reduce da vittoria, la favorita. Che ne pensi, Salvo Domenico? Penso che comunque anche questa è una corsa difficile, perché intanto abbiamo dei cavalli che corrono per la prima volta nella pista, Felice Argente è così come McLear. Diciamo McLear che Felice è un cavallo comprato in Inghilterra, questi cavalli vanno valutati e quindi è difficile poter dire come si adatteranno alla pista o no. A me piace tanto Pony Fatto, ben montato, un cavallo che su quella distanza e sul tracciato inderte potrebbe mettere tutti d'accordo. Lusitana viene da una bella vittoria e poi trovare il terzo bisogna vedere. Cioè, comunque è una corsa aperta dove possono vincere tutti. Sì, c'è il ritorno di Guipervici che rientra da agosto, però dobbiamo. Ha fondato buone categorie, è una buona cavallina da pesante. Ora insomma, non sappiamo cavallo. La
la condizione da, da verificare, da verificare la condizione. Beh, da verificare il numero 4, come diceva il neo acquisto, insomma, di Marco Cuschieri. Felce Argente ha comunque corso bene, scende da Roma, è chiacchierato, e quindi dobbiamo vedere, è chiacchierata, quindi dobbiamo vedere a Siracusa cosa fa. DP West, Deepest Blue. Due corse a Siracusa, non ha trovato bellissime. Le condizioni ideali, adesso vedremo in sabbia come si comporterà. Dall'Inghilterra porta buoni mezzi e qui ancora non li ha dimostrati. Ma Viperwitch, Claudio Impelluso, visto che Viperwitch in ordine, penso che questa corsa sarebbe la sua. Questa vince in sabbia, ma non sappiamo proprio nulla. No, ha lavorato? Sì, la cavalla ha lavorato, ha qualche problemino, è in fase di ristrutturazione. Speriamo bene, vedremo se riusciamo a portarla almeno ad una condizione per poter correre queste corse. Mettiamo in ordine queste... Vedremo in corso i progressi. Vediamo questa accoppiata perlomeno, dai. Accoppiata sulla carta dovrebbe essere Pony Fatto Lusitana. 5-3. Andiamo con l'intervista a Stefano Postiglione. Abbiamo chiesto, insomma, cosa ne pensa e soprattutto come si presenterà Lusitana. Partiamo da Lusitana. Forma e condizione e come si inserisce in questo campo partenti? Allora, forma benissima, condizione ottima. E temo tantissimo il numero 5, Pony Fatto. E questa Felce Argentea che ha corso molto bene l'ultima volta. Bene, quindi anche lui dà come accoppiata il numero 3 col numero 5 e nomina Felce Argentea. Dal web? Dal web c'è il pronostico orientato su Pony Fatto, così dice il signor Benni, così dice Francesco Sirchia e Nico Zammitti. Un Pony Fatto appunto che avrebbe un peso e una monta e sarebbe appunto sul suo tracciato. Da Deepest Blue ci si attende qualcosa che appunto, come diceva Salva, ancora non è venuta fuori. Comunque Nico Zammitti lo associa a Felce Argentea per fare una bella accoppiata. Allora, andiamo alla quarta di corsa, quest'handicap discendente che allunga la distanza, 2100 metri in pista piccola per i 4 anni e oltre. 9 al via, la scala pesi aperto da Smidolf, Disappear e gli altri per il premio Roman Elise. Campisi, presente col numero 6 di Zalmo. Come stiamo? Il cavallo è rientrato 15 giorni fa su terreno impossibile che lui fa, anche se si adatta a tutti i terreni. È rientrato a 1400, era un discendente di minima, ha corso benissimo, non me l'aspettavo io veramente, perché il cavallo è stato fermo agonisticamente per un po' di tempo, quindi era la prima corsa, non mi aspettavo un piazzamento a 1400. Poi ha lavorato poco, non gli ho fatto fare più di tanto, il cavallo è perfettamente in ordine, penso farà una bella corsa. Queste sono cavalli che lui ha sempre affondato e anche battuto, cavalli che l'hanno battuto, sono tutta una serie di cavalli che corrono sempre da 2100-2003, quasi sempre questa categoria qua, quindi sono cavalli fra di loro che si conoscono benissimo. E in trio? La trio, io ho paura di Disappear, che secondo me della compagnia è il migliore e lui rientra sempre abbastanza bene, anche se il peso 63 kg per un rientro sono tanti. Se non sbaglio lui 6-7 kg non me li ha dati mai in corsa al cavallo mio. Mi piace anche White Eagle, che l'ultima la vince, anche se è un discendente di minima, però sempre con 60 kg. E poi Land River, che viene da tre seconde posti, quindi forse potrebbe essere anche la volta buona con 57 kg. Per vincere. Per Claudio vincere. Impelluso. Secondo me il cavallo da battere è sempre Disappear, 63 kg li può portare per la categoria, questo vince anche le 8 e 8, è un cavallo che non deve correre molto spesso, ma quando è in ordine sicuramente con questi ci può correre, li può battere. No, li ha battuti sempre. Li ha battuti sicuramente. Sembra White Eagle vince l'ultima, una buona condizione. Se il terreno è duro non lo vedo tanto, ma se è un terreno galoppabile sicuramente può correre bene.
di Zalmo questa categoria 56 e mezzo la può fare sicuramente, sicuramente può essere nella terra. Andiamo sul web. Bene, di Zalmo è il nome che viene fuori più frequentemente. Il signor Benni l'ultima volta dice che di Zalmo rientrava, ha fatto un'apertura di fiato sui 1.400, su questa distanza potrebbe emergere. E Peppe Cuccia invece cambia un po' il pronostico, fa affidamento a London River e a Smidolf. Anche Nico Zammitti è d'accordo su Disappear, ma gli aggiunge Nigriculus. Salvo, sono d'accordo. Insomma, abbiamo nominati tutti. Io guarda, fai sintesi. Ecco, vado sul sintetico. Guarda, White Eagle secondo me pagherà il peso in fondo per il suo modo di correre, quindi la taglierei un po' fuori. A me piace London River, dopo 3 secondi potrebbe anche fare il quarto ed essere una base piazzata ben solida. Di Zalmo lo aspetto in progresso sulla sua distanza, sul tipo di terreno, e di Sapir, quindi io direi London River, Di Zalmo, Di Sapir. Andiamo alla quinta, un altro bel handicap discendente, stavolta sul miglio in pista grande per i 4 anni e oltre, peraltro legato alla seconda tris. Sono 12 soggetti al via per il premio Lanzone con Recovered che apre la scala pesi con 63 kg. Prima di tutto vi faccio sentire l'intervista con Giuseppe Bologna, che è impegnato su Ramsor Force e che parla comunque per l'Alcatorre di Canicarao anche dei due soggetti, il 7 e l'8, Spirit Divine e Lazialità, che sono impegnati nella corsa. Lazialità è una cavalla che nelle ultime 4 uscite si è presentata sempre al palo, quarta, terza, seconda, con fase di miglioramento. Certo, il terreno è un po' duro, quindi lei sicuramente si dovrà adattare perché ha corso sempre col terreno pesante. Però la vedo tra le favorite perché comunque è una cavalla che c'ha 53 kg e mezzo, Guerrieri l'ha già montata, quindi sa come poterla montare nel miglior dei modi. Poi Spirit Divine comunque è una cavalla che avevano grossi progetti, però ancora non ha dimostrato il suo carattere e la sua forma migliore, quindi secondo me potrebbe un po' rincalzare tra le prime piazze. Tra i favoriti vedo Recovered e Ramsor Ford. Ramsor Ford ha vinto la sua ultima prestazione vincendo a 1.500, però il terreno è pesante. Adesso c'ha 62 kg, il terreno duro, quindi è tutto da scoprire. Tra le altre vedo me la stregata, la roccaccia, che comunque sono sempre comportati bene, però come ripeto il terreno è duro, il tempo sembra che non va a peggiorare, quindi penso che sarà molto duro. Bene, allora abbiamo sentito le prime indicazioni date dal Fantino Bologna, ripartiamo da Impelluso Claudio, insomma impegnato sia con la roccaccia che con Silco. Allora, Recovered e la roccaccia sono due cavalli che stanno passando un ottimo periodo e sicuramente correranno bene. Anche Recovered l'ultima non ha corso granché, ma veniva da due ottime vittorie. La categoria è alla sua portata, potrebbe correre bene. Poi c'è, secondo me, anche Ramsor Force, un ottimo cavallo, ha vinto bene l'ultima volta. 62 kg ancora li può portare, e la roccaccia è sempre al palo ultimamente, e solo su un terreno duro non dovrebbe contare. Per il resto una cavalla che mi piace tantissimo, a cui sono molto affezionato, è Armenian Force, che c'ha 52 kg e per la prima volta da quando è rientrata qua trova un terreno che gli piace. La cavalla gli piace la distanza, adesso questi 1.600 li può fare bene e penso che correrà molto bene a 52 kg. Chi sono i preferiti di Mr. Campisi invece? Secondo me è un po' dura perché sono tutti cavalli che hanno vinto sul pesante, tranne il Recovered, non mi ricordo Recovered se ha fatto il pesante, però le corse che ha vinto con un peso quasi 10 kg inferiore a quello che porta adesso. Quindi Claudio? No, Recovered ha vinto la 5.5 a 55 kg, questa è una 4.4, porta 63 kg e sicuramente li può portare, questa non è una categoria di fenomeni,
Qui... Comunque, secondo me è favorito netto è Runs of Force, è un cavallo delle ultime quattro prestazioni, secondo e primo, anche se secondo me vorrebbe un terreno molto più galoppabile rispetto a questo qui, perché domani ci sarà l'asfalto. Comunque una cavallina che rientra e fa l'asfalto, anche se è corso in sabbia, questa qui, Padre Madre, che ultimamente non ha corso bene, però siccome è una buona cavalla, questa qui quando porta? Con 61 kg potrebbe mettere tutti d'accordo. Sono d'accordo anche con Claudio su Armenian Force a 52 kg, questa è una cavallina che fa l'asfalto, potrebbe correre bene questa volta. Salvo, chi aggiunge? No, guarda, io sono per la scuderia Spirit Divine e l'Azialità. E poi mi aspetto anche una bella prestazione da Mele Stregate, perché ritorna sul terreno e c'è un bel peso. E quindi anche questi per tre. Il nostro amico Claudio Cutrale. Sì, quindi no, penso che questi tre cavalli possano lottare una corsa che comunque non è semplicissima, potrebbero vincere in tanti. Sintetica sul web? Corsa difficile sul quale Benny non vuole esprimersi. Nico Zammitti dice che è una corsa molto aperta, dà però la sorpresa che è nel numero 9 All I Do Is Win. Peppe Guccia si affida ai due di scuderia, Spirit Divine e Lazialità. Andiamo alla sesta invece, che è un handicap discendente, Emilio in pista grande per i 3 anni, 8 al via. Anche qui abbiamo l'intervista di Giuseppe Bologna che ci presenta la corsa, lui è sul numero 3, Fast Joyce. Due volte mi sono piazzato con tutte e due corse, quindi una cavalla secondo me potrebbe dire benissimo la sua, però ci sono altri cavalli che sinceramente vedo il numero 6 De Nobel, perché su questi terreni pesanti lui non si è mai adattato, io l'ho montato e so che ha grosse potenzialità, quindi potrebbe dire di vedere oggi la luce, perché comunque è un cavallo che può dare benissimo al duro. Al Capella non so a che condizione, come sta, perché comunque ha avuto un periodo di rallentamento, e poi vedo quello di Caruso con la monta di Esposito che potrebbe essere tra i protagonisti. Andiamo con Campisi. Sì, secondo me i due cavalli favoriti in questa corsa che fanno bene questo terreno sono Fast Joyce e Terra Etnea. Terretteneo è ex di Cascione, Fast Choice attualmente è sempre allenata da Melania. Secondo me i due cavalli favoriti sono questi qua. Io a Love Red l'ho visto correre a Napoli, ma è un cavallo che secondo me fa solo e pesante, e quindi lo toglierei dalla... Una sorpresina potrebbe essere Tenoble, che è l'unica corsa che si è piazzato e sul terreno molto duro, e perse dalla cavallina del signor Leonardi, che poi ha corso bene in condizionata. Quindi secondo me Tenoble potrebbe fare la sorpresa, gli altri non li vedo in corsa. Bene, io ringrazio Claudio Impelluso, ringrazio mister Salvatore Campisi, ringrazio Salvo Indomenico e Sabina per il web, naturalmente la regia, e ringrazio soprattutto voi, a cui auguro un buon San Valentino da appassionati e amanti dell'Ippica. Arrivederci.